La carrellata di BSL Focus torna a far visita alla linea più verde della famiglia Biancoverde perché oggi siamo ospiti degli scoiattoli del 2014. Siamo con Anna Vincenzi che quest'anno spegne le 20 candeline in BSL, quindi auguri per questo particolare compleanno. Allora, Anna, parliamo di bimbi e di bimbe che sono nati nel 2014, quindi non hanno fondamentalmente ancora compiuto 8 anni o perlomeno alcuni di loro. Su quali aspetti vi concentrate maggiormente? Bene, allora quest'anno innanzitutto c'è da dire l'anno scorso, l'anno dei pulcini, loro praticamente non sono riusciti a farlo, quindi in pratica per loro è stato, per molti di loro, il primo anno di mini basket. Abbiamo avuto solo qualche bimbo che ha continuato dall'anno scorso e siamo arrivati veramente a 25 bimbi, moltissimi principianti. Gli aspetti a cui noi puntiamo e teniamo molto sono cercare di, innanzitutto la socializzazione, perché hanno passato un anno veramente di grande difficoltà, quindi l'importante era farli divertire, finalmente stare insieme e questo ci siamo riusciti, credo, tanto che abbiamo finito la domenica scorsa dopo una partita in giardino a fare un picnic tutti insieme. L'aspetto motorio sicuramente, sono bimbi piccoli di 7 anni, mi ha aiutato Michele Santi venendo tutti i lunedì di tutto l'anno e ha curato soprattutto l'aspetto appunto motorio, essendo lui preparatore. Poi con Alessandro Bonetti invece abbiamo curato gli altri giorni e durante le partite l'aspetto tecnico da zero in pratica. Molti bimbi non sapevano palleggiare, non avevano quasi neanche l'obiettivo della partita, non sapevano ed è stato bellissimo, è stata una crescita dove ho portato per la prima volta i bimbi a fare la loro prima partita della vita ed è stato spettacolare. Occhi entusiasti, bellissima esperienza anche per me. Ecco Anna, la cosa bella per questi piccolini e per queste piccoline è che ovviamente non ci saranno, non ci sono solo allenamenti, ma si comincerà già da quest'anno a prendere confidenza con i primi tornei che sono un altro aspetto di grande socializzazione. Perfetto, difatti fino ad ora abbiamo fatto partite amichevoli, portavo tutti i bimbi in panchina, anche 18 bimbi, e li ho fatti giocare, si sono divertiti comunque sempre. E adesso a maggio abbiamo due appuntamenti, i loro primi veri tornei, un torneo quadrangolare il 15 maggio, organizzato dal San Mamolo a Bologna, quindi, e invece il 22 maggio andiamo addirittura in trasfertona a Faenza, dove incontreremo squadre che effettivamente durante questo anno in cui abbiamo fatto solo amichevoli non abbiamo avuto l'occasione di incontrare, nuova esperienza con nuovi bimbi. Penso finiamo un po' con il botto. Grazie Anna! Mattia! Prego. Lorenzo! Francesco!